Il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute è pessimista circa la riapertura degli impianti di risalita per il prossimo 7 gennaio. Dario Ruttico, presidente del consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, ripartire dopo significherà per molti la chiusura definitiva. L'avvocato e fondatore del pool giuridico nato per difendere le sorti dell'ospedale di Sondalo ribadisce la proposta di una fondazione di partecipazione pubblico-privata. Tra il 24 e il 27 dicembre 350 controlli su persone nell'ambito della prevenzione della pandemia, 21 le multe, alcune delle quali a sciatori di sci alpinismo sorpresi in aree extracomunali. Tra Morbegno e Sondrio, 3 denunce per detenzione di stupefacenti, ricettazione e abbandono degli arresti domiciliari. A Bormio, sulla pista Stelvio, dimostrazione di forza dello statunitense Ryan Cochran Seagull, che rifila distacchi abissali a tutti i suoi avversari. Paris, solo 18esimo, domani la discesa libera che chiude la 2 giorni. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Operatori turistici in allarme, la prevista apertura degli impianti e delle piste di sci il 7 gennaio è messa in forte dubbio dal Comitato Tecnico Scientifico che ha bocciato il protocollo sanitario delle regioni. Un clima di incertezza che diventa l'ennesimo colpo basso per il turismo in Valtellina e Valchiavenna. Il servizio è di Paolo Croce. Stagione invernale da dimenticare per il turismo valtellinese valchiavennasco. Anche l'attesa, seppur ritardata, apertura degli impianti il 7 gennaio, ora è messa a forte rischio. Il Comitato Tecnico Scientifico avanza infatti molti dubbi sul protocollo presentato dalle regioni con la Lombardia in testa. Preoccupano infatti gli affollamenti degli impianti di risalita, la gestione degli ski pass e la capienza su funivie e seggiovie. Il clima di incertezza è quello che va a logorare ulteriormente una situazione di per sé già difficile. Quindi tutti gli operatori, dagli impiantisti in modo particolare, ma poi a tutta la filiera che ne segue, dagli maestri di sci, dai noleggiatori e tutto quanto riguarda alberghi, ristoranti, pizzerie, quindi tutto il corollario di quello che è un'attività produttiva è messa veramente a dura prova, soprattutto, ripeto, per questa incertezza normativa che non dà dei punti di riferimento chiari, anche se ovviamente tutte le attività produttive sono pronte a ricevere ospiti, clienti e ovviamente i turisti. Dario Ruttico, consorzio turistico Sondrio e Valmalenco. Ricordiamo anche che quando noi parliamo di stagione invernale, di impianti di risalita, di sci, insomma dietro c'è tutto un mondo di gente che lavora legati ai bar, ai ristoranti, agli alberghi, insomma la Valtellina così e la montagna della Valtellina così rischia di morire. In effetti questo è il rischio più grosso che ci sia, nel senso che al di là della contingenza di questa situazione, questo modus operandi del governo, non voglio criticare da un certo punto di vista perché è difficile sicuramente prendere delle decisioni in questo periodo, però ripeto, questo clima di incertezza mette la montagna, chi la abita, chi la vive e chi sopravvive in montagna in una situazione per la quale si rischia che le persone non stiano più in montagna ma la abbandonino e vadano a fare altre attività che sicuramente non hanno nulla a che fare con quello della montagna e che danno più certezze. Siamo ancora in tempo a salvare almeno in parte questa stagione invernale? Ripartendo dal 7 probabilmente ne usciremo con le ossa rotte, ma ne usciremo. Invece in caso contrario penso proprio che nemmeno gli operatori abbiano intenzione di riaprire l'attività e questo purtroppo vorrà dire che molte di queste attività l'anno prossimo non esisteranno più. È stata percepita anche in provincia di Sondrio la scossa di terremoto di magnitudo 6.4 che quest'oggi alle ore 12.19 ha colpito la Croazia nella stessa area già colpita dai forti terremoti di ieri. La scossa si è propagata lungo il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto giungendo fino a farsi avvertire nella nostra provincia. Nessuna segnalazione è giunta comunque ai vigili del fuoco di Valtellina e Valchiavenna e la situazione rimane sotto controllo. L'avvocato e fondatore del pool giuridico in difesa del Morelli torna ad intervenire sulla questione futuro dell'ospedale di Sondalo. Per Trabucchi non è più tempo di aprire tavoli per trovare soluzioni condivise, meglio guardare all'autonomia come extrema ratio per il rilancio del complesso ospedaliero. E parla di una fondazione di partecipazione che unisca il meglio del pubblico e il meglio del privato. Sentiamo Sara Baldini.
Anche le gare di Coppa del Mondo di sci ospitate in questi giorni a Bormio offrono lo spunto per parlare di sanità locale. E non soltanto per la questione degli striscioni polemici nei confronti della regione esposti domenica nei pressi dell'arrivo della pista Stelvio e subito fatti rimuovere da un pare, secondo numerosi testimoni, arrabbiatissimo Antonio Rossi, il già campione a 5 cerchi, ora sottosegretario ai grandi eventi di Regione Lombardia. Ieri è stato rinviato il Super G per una ragione precisa. Non c'erano le condizioni di sicurezza. Se si fosse infortunato un atleta, non poteva alzarsi in volo l'elicottero. Va da sé che la sicurezza degli atleti un giorno all'anno vale quella dei residenti e dei turisti in Alta Valle 365 giorni l'anno. Avevamo ieri delle strade molto precarie, nevicava, per raggiungere Sondrio ieri ci sono volute quasi due ore e mezza da Bormio, e quindi questo vi dà l'idea di quanto sia importante la battaglia che si sta svolgendo sul Morelli. E proprio sul futuro dell'ospedale Morelli l'avvocato Trabucchi stamattina ha postato sulla propria pagina Facebook un'acuta riflessione che prende spunto da alcune dichiarazioni dell'assessore regionale alla montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, rilasciato al quotidiano La Provincia di Sondrio, a margine del momento dedicato al V-Day di domenica al nosocomio cittadino. Alla domanda su quale sarà il futuro del presidio di Sondalo una volta rientrata questa seconda ondata di coronavirus che di fatto lo ha rivisto trasformato interamente in ospedale Covid-19, Sertori assicura che si tornerà a ridiscuterne il ruolo in un modo, dice, spero il più condiviso possibile con l'Alta Valle. Ennesimo tavolo dunque? Trabucchi ritiene che non sia più tempo. Abbiamo bisogno di risposte. Il Morelli a cui pensa Sertori è già morto. Oggi c'è bisogno di un rilancio che parta, a mio avviso, dall'unica strada percorribile che è l'autonomia. Una sfida non certo facile, ammette lo stesso Trabucchi, ma per l'avvocato a questo punto sarebbe davvero l'unica strada ancora percorribile per tentare il rilancio del Morelli. Ho cercato di spiegare che cosa intendiamo per autonomia e cosa significa una fondazione pubblico-privata, che non significa privatizzare la sanità, ma mettere insieme il meglio del pubblico con il meglio del privato. Io mi auguro che Sertori lavori in questa direzione. Nel frattempo, la fondazione di partecipazione mista pubblico-privata è già qualcosa più di una semplice possibilità. Il comitato giuridico che è stato costituito sta lavorando da tempo su questa ipotesi con specialisti in campo. C'è anche il professor Vitale in questa partita. Io mi auguro che si possa arrivare quanto prima ad una proposta di fattibilità molto concreta, ma soprattutto ad un'azione istituzionale da parte di Regione Lombardia, finalmente virtuosa, come chiede il territorio. Nuova conferenza di servizio urgente con i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Sondrio, convocata dal dirigente dell'UST Fabio Molinari per coordinare le attività in vista della ripresa delle lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021. L'incontro, che ha visto anche la partecipazione dei rappresentanti del trasporto pubblico locale, ha fatto seguito alla riunione del tavolo di coordinamento della prefettura di Sondrio che si è tenuta nel pomeriggio. Il 7 gennaio anche gli studenti delle scuole superiori della provincia potranno riprendere le attività didattiche in presenza e fare rientro in aula con una percentuale del 50% fino al 15 gennaio, mentre la restante parte dell'attività proseguirà attraverso la modalità della didattica digitale integrata, dichiara il dirigente UST Molinari. I carabinieri della compagnia di Sondrio al lavoro durante i giorni delle festività natalizie nel mirino, non solamente il rispetto dei protocolli anticontagio. Ne parliamo nel prossimo servizio, sentiamo. I giorni delle festività natalizie, quelli del ritorno alla zona rossa, sono contraddistinti da un'intensificazione dei controlli sul rispetto delle norme anti-Covid-19, certo, ma più in generale da maggiori controlli operati dai carabinieri della compagnia di Sondrio. E se da una parte è calato il numero delle persone alla guida, è pur vero che l'opera di prevenzione operata dai militari dell'arma lungo le strade ha portato i suoi frutti. In particolare, tra le giornate del 24 e del 27 dicembre sono state 3 le persone denunciate. Di queste, un 25enne residente a Morbegno per il reato di
detenzione di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione è stata infatti rinvenuta una piccola serra artigianale nella quale il ragazzo coltivava alcune piantine di canapa per uso personale. Altro reato riscontrato nei confronti di un trentenne cittadino marocchino, quello di ricettazione, poiché l'uomo è stato trovato in possesso di una bicicletta che è poi risultata essere stata rubata. La terza delle tre denunce è stata quella inoltrata ad un cittadino sondriese, il quale, pur essendo in stato di detenzione domiciliare, non è stato trovato nella propria abitazione durante un controllo dei militari. L'attività dei carabinieri si è poi espletata in una serie di ulteriori controlli, durante i quali due persone sono state segnalate alla prefettura di Sondrio in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, sostanze delle quali sono stati trovati in possesso. Altre due persone sono invece state multate in quanto fermate in stato di ubriachezza. Lungo le strade nei pressi del capoluogo poi tre le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada, infrazioni che sono costate il ritiro di due patenti. In tema di prevenzione dal Covid-19 sono state 21 le persone sanzionate in base al rispetto dei dettami dell'ultimo DPCM, tra queste anche alcuni sciatori che avrebbero avuto intenzione di praticare sci alpinismo fuori del proprio comune di residenza. In totale sono stati 282 i veicoli e 350 le persone controllate. Molte le chiamate dei cittadini in tema di chiarificazioni sulla normativa anticontagio. L'impegno dei militari si è concretizzato soprattutto nell'attività di sensibilizzazione al rispetto della normativa anti-Covid e di supporto e vicinanza alla cittadinanza e alla popolazione, per lo più di tipo informativo. Numerose infatti sono state le chiamate alla centrale operativa di persone che chiedevano informazioni di ogni tipo. Vigili del fuoco di Sondrio e del distaccamento locale all'opera a Livigno, dove la scorsa notte un pulmino con a bordo 7 persone, 7 atleti di nazionalità russa, è uscito di strada attorno all'1:10, sbandando e finendo in una scarpata nei pressi del lago. Nessuno degli occupanti fortunatamente è rimasto ferito e sul posto sono intervenute squadre del 118, del soccorso alpino, oltre alla polizia locale. Un'autogru partita alle 9:45 di questa mattina dal comando di Sondrio ha effettuato il recupero del mezzo. Ed ora a Bormio, sulla pista Stelvio, per la dimostrazione di forza dello statunitense Ryan Cochran Seagull, che rifila distacchi abissali a tutti quanti i suoi avversari. Paris solo 18esimo e domani la discesa libera che chiude la 2 giorni. Ce ne parla Roberta Cervi. Dedica la vittoria alla sua mamma perché è speciale. Non c'è due senza tre dopo le 2 prove cronometriche per lo statunitense Ryan Cochran Seagull, che con una grande dimostrazione di forza ha pennellato alla perfezione ogni tratto della pista Stelvio a Bormio, nella sua prima affermazione in Coppa del Mondo. Con la Stelvio un feeling speciale. Nessun segreto, dice il 28enne, ho solo seguito bene i miei sci, creduto e preso confidenza con la mia abilità. Dietro al risultato di oggi c'è un'immane quantità di allenamento e di tempo. Non è una cosa di un anno, ma di una vita. La pista, great, dice, dopo tutta la neve di ieri, l'organizzazione ha fatto un lavoro straordinario. Spero sia così anche domani. L'inno statunitense è ritornato a risuonare a 13 anni di distanza dal dicembre 2007, quando vinse il grande Bode Miller. Male gli italiani, Dominic Paris, cittadino onorario di Bormio dal 2019, ha faticato ad esprimere la sua potenza e dopo 5 vittorie consecutive negli ultimi anni, 4 in discesa e 1 in Super G, ha abdicato conquistando un mediocre 18 posto. Christoph Innerhofer addirittura 31esimo, Pietro Zazzi, stella nascente Bormina, 36esimo. La mia discesa è stata dalla terza porta in poi un brutto feeling, brutte sensazioni e così sono sceso, guarda, disastro. Ho detto prima se veramente è disastro come sono riuscito, come il feeling che ho avuto e quanto non sono riuscito a trovare gli appoggi e i collegamenti. Ho detto se non migliora è meglio se cerco un altro lavoro. Alle autorità è stato riservato il palco d'onore. L'organizzazione direi che è stata perfetta come sempre e quindi questo è un vanto per Bormio. La pista Stelvio è nota in tutto il mondo, fortunatamente ce l'abbiamo noi. Vediamo di mantenerla e i risultati poi arrivano. Tra ieri e oggi 2 giornate speciali. Le energie e le risorse messe in campo sono state una sorta di prova generale per le Olimpiadi del 2026. Abbiamo visto quanta gente si è riusciti a coinvolgere per tirare via la neve fresca dalla pista e questo è sicuramente un passo ulteriore verso il 2026. La pista Stelvio è un brand, è una delle piste più belle e amate dagli atleti ed è anche
un punto di riferimento verso i turisti che vogliono sciare sulla Stelvio. Ecco, speriamo che lo sport possa riprendere il prima possibile, si possa tornare alla normalità. Zazzi è stato molto bravo, sicuramente è giovane e in queste discipline serve sempre tanta esperienza. La pista Stelvio è una pista che va conosciuta a memoria e quindi il fatto di gareggiare sicuramente lo aiuterà anche nei prossimi anni. Deve guardare al 2026, che avrà la possibilità di gareggiare in casa e di magari lottare per un titolo olimpico. Quindi in bocca al lupo a Pietro. Flavio Roda si è aggirato con passo felpato all'arrivo, dispiaciuto per gli italiani ma sempre ottimista. Organizzata molto bene, grande lavoro, perché se pensiamo a tutta la neve che è venuta ieri, bisogna fare i complimenti a tutte le persone che hanno lavorato in pista, tutte le persone sono impegnate. Quindi direi che la manifestazione è stata una manifestazione di valore e di successo. Buon riferimento con questa pista che direi che fa un po' invidia a tutti, quindi questa grande pista, questa Stelvio, fenomenale. E non dimentichiamolo, sicurezza a 360 gradi grazie a Cancro Primo Aiuto. Con domani sono 4 gare di Coppa del Mondo che ci vedono protagonisti, soprattutto sulla bolla Covid e sui problemi collegati ad essa, sia per quanto riguarda gli atleti sia per quanto riguarda gli operatori che lavorano sulle piste. Questo è degno di una nostra organizzazione valida, di un riconoscimento anche da parte delle federazioni nazionali ed internazionali, per cui siamo contenti di aiutare la Valtellina a crescere e andare nel mondo. Pubblico fuori dagli spalti, ha seguito con entusiasmo quello che, a parte i risultati degli azzurri, è stata una festa dello sci e di Bormio e che, speriamo con risultati diversi, si ripeterà domani. Ryan Kocher-Siegel, in stato di grazia, sarà sicuramente l'uomo da battere. Festività natalizie decisamente particolari, quelle dei pazienti e del personale del Morelli Ospedale Covid-19 di Sondalo, i ricoverati isolati e lontani dai propri cari, medici, infermieri e operatori accanto a loro, anche se bardati come palombari. A far arrivare fin dentro l'ospedale il calore e la magia del Natale hanno pensato però tante persone, bambini in primis, con numerosi e graditissimi pensieri. Vediamo. Se è pur vero che il numero dei malati di Covid ricoverati a Sondalo è in lieve ma costante diminuzione da giorni, è innegabile che queste feste al Morelli siano decisamente diverse rispetto agli anni passati, sia per i pazienti costretti in isolamento a trascorrerle senza alcuna visita da parte dei propri cari, che per medici, infermieri e operatori sociosanitari da 10 mesi costretti a svolgere il proprio delicato e prezioso servizio dentro le tute sigillate, spesso addirittura ridotti a riconoscersi l'un l'altro soltanto grazie ai nomi scritti a pennarello sulla schiena, vicini sì a colleghi e malati dunque, ma tenuti a distanza di sicurezza dai dispositivi di protezione. Eppure, nonostante le massime cautele imposte dalle circostanze, il personale del Morelli ha potuto contare sull'affetto di moltissime persone che hanno desiderato far loro sentire la propria presenza attraverso pensieri e doni. In vista delle festività natalizie, gli operatori sono stati letteralmente inondati dai disegni, dalle poesie e dai messaggi di decine di alunni di molte scuole della provincia che sono stati appesi all'interno dei reparti e nelle camere dei degenti. Dal "Ritorneremo più forti" scritto su un cartellone ai pensieri commoventi riportati su pagine di quaderno che sono state affisse ai muri e ai vetri delle finestre, oltre a moltissimi colorati disegni. "Siate forti, grazie per tutto quello che fate, siete i nostri eroi, tranquilli, lo sconfiggeremo. Auguri di Buon Natale" e messaggi di incoraggiamento che hanno portato gioia e speranza nei reparti Covid-19. I doni, soprattutto alimentari, hanno addolcito le giornate tra panettoni, bisciole e il caratteristico panun, mentre per i malati alcune signore hanno preparato tanti piccoli pacchetti perché anche essi sentissero la magia del Natale, seppure in una situazione difficile e in isolamento. Alla tristezza per le festività da trascorrere in ospedale in cattive condizioni di salute con questa malattia si associa la lontananza dalla famiglia e dagli affetti che il personale sanitario, grazie anche ai doni, ha cercato di alleviare strappando un sorriso ai pazienti, indossando un berretto da Babbo Natale. A Morbegno, sulla vetrina della farmacia Manzocchi, è apparso il cartello con il numero antiviolenza contro le donne 1522, un'idea per dare un segnale forte di prevenzione al tema, nata dal gruppo di minoranza Cambia Morbegno 2.0, che prova a estendersi nel tessuto commerciale morbegnese. Simone Belletti. Dire no alla violenza contro le donne è un dovere di tutti che dobbiamo ricordare ogni giorno.
Un'iniziativa in tal senso è stata proposta nell'ultimo Consiglio Comunale di Morbegno dal gruppo di minoranza Cambia Morbegno 2.0 e portata avanti dal consigliere Tiziana Parolini. Posizionato di recente un cartello con il numero antiviolenza contro le donne, 1522, sulla vetrina della farmacia Manzocchi. L'idea è di estendere l'azione nel tessuto commerciale morbegnese per dare un segnale forte di sensibilizzazione al tema. Per ora ad aderire alla proposta il panificio Spini. Questa iniziativa è stata lanciata da Andrea Ruggeri, capogruppo della minoranza di Morbegno. È una semplice vetrofania 1522, che è il numero nazionale antiviolenza. Lui ha proposto che si possa mettere in tutti i negozi di Morbegno, diciamo, per ricordare quotidianamente che le donne possono essere aiutate. Ci sono già altri centri, altri numeri, ma vedere in continuazione un numero su tutti i negozi, secondo me, dà più risalto e dimostra che quotidianamente ci può essere qualcuno dall'altra parte che può rispondere e può aiutare queste donne. L'obiettivo è quello di portare a conoscenza del maggior numero possibile di persone e delle donne in particolare. Questo numero 1522, al quale ci si deve rivolgere in caso di atti o di situazioni di violenza verso le donne, ma anche verso soggetti fragili di ogni tipo. Il capogruppo di minoranza, Andrea Ruggeri, esalta l'iniziativa. Di grande impatto, in grado di dare continuità a una linea di pensiero che si riduce soltanto al giorno in cui si ricorda la violenza sulle donne. Il numero antiviolenza posto sulle vetrine del centro storico di Morbegno darebbe un segnale di forza e di vicinanza a questo triste fenomeno. Per combattere questa piaga, le forze dell'ordine hanno già predisposto un servizio scrupoloso. Già subito in caso di emergenza in ospedale c'è una stanzetta, cosiddetta stanza rosa, adibita alla prima accoglienza, poi ci sono i servizi delle psicologhe del centro. C'è l'eventualità poi di poterle destinare, le persone vittime, per una prima accoglienza ad un centro che c'è anche nella nostra provincia, eventualmente in caso di estrema poi successiva necessità sono poi dirottate a case di rifugio. Un'altra iniziativa contro la violenza sulle donne è in programma per i mesi di gennaio e febbraio. C'è anche un'attenzione, e va segnalata per dire anche questa, ai cosiddetti maltrattanti. Quindi ci si deve prendere cura anche probabilmente della persona che, insomma, speriamo che sia recuperabile, ma che al momento è quello che veramente è l'artefice di queste situazioni disastrose. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesondrio News. Buona serata.